Mi fate passare l'azienda che è in difficoltà? Uno, due, chi era? Qualcuno sta lì dietro. L'azienda, mi fate passare la Cotir, come si chiama? Cotir. Cotir? Vieni, fate passare. Questo da quant'è che siete fermi? Cioè, avevate firmato un accordo che non hanno... Non è stato rispettato. L'accordo quando era stato fatto? Scusi, mi lascia per piacere. Vieni, venga. Il 27? Gennaio. Quello chi ve lo sta seguendo? La Regione Abruzzo. Giovanni Lolli? No, il Presidente della Regione. Luciano? L'assessore all'agricoltura. L'assessore all'agricoltura. Scusate, mi trovate, mi date un riferimento, ce l'avete un telefonino qui? La seconda pagina. Perfetto, benissimo. Vi faccio cercare dall'onorevole Bonifazi che parla con il viceministro Bellanova. La Bellanova è il viceministro che si occupa delle crisi aziendali. E quindi vi faccio chiamare chi fa chiamare. Che è successo? Tranquilli, tranquilli. Marilena e Elvio, chi sono? Chi è Marilena? Sindacali. Noi facciamo ricerca pubblica, siamo stati abbandonati, sono 32 mesi che non percepiamo lo stipendio. Quanto 32? 32 mesi. E loro avevano firmato l'accordo quando? Il 27 gennaio di quest'anno. Che ripartivano e non hanno fatto partire non niente. Non hanno fatto niente. Nulla. Perché però è l'agricoltura, spiegatemi, la ricerca... È una ricerca agroalimentare. Agroalimentare. Martina l'avete mai incontrato? Un secondo scusate, è un'azienda in crisi, perdonatemi. No. Mai. Voi non avete mai incontrato nessuno su questo? Ho incontrato gli esponenti politici locali. Martina quando arriva? Stasera? Vabbè, chi è Marilena? Qual è Marilena e Elvio? Dove sono qui? Elvio sta arrivando. Eh beh, se no mi lasciate anche un riferimento, vi faccio chiamare dalla segreteria di Martina in modo tale da parlare. Faccio chiamare Elvio. Abbiamo incontrato i lavoratori al... i rappresentanti sindacali. Li ho incontrati adesso. Andiamo. Fate passare. Ragazzi. Presidente, una parola su Visco non ce la dice. Presidente, una parola su Visco, non ce la dice. Grande, buon lavoro. Sono una grande ammiratrice. Grazie, dai con la foto. Ciao, grande. Alla grande. Vai. Andiamo. Presidente, cosa ha detto il lavoratore della ONU? Grande Presidente. Abbiamo una frase ai giornalisti, così poi mi lasciate andare. Sì. Tutti insieme, ci sono tutti i giornalisti locali. Sì. Ragazzi, io però... così non mi riesce. Allora, la tappa in treno serve per incontrare tante storie e tante persone diverse. In questa tappa abruzzese abbiamo incontrato moltissime realtà, alcune che vanno bene, che vanno decisamente bene, ma anche realtà che invece sono in sofferenza, come quelle che avete appena citato. Abbiamo preso l'impegno di seguirle con il viceministro Teresa Bellanova, che si occupa di crisi occupazionali, e anche di fare di tutto perché con il governatore D'Alfonso il destino di questi lavoratori possa essere accompagnato con grande determinazione. Quindi bene tutte le iniziative, l'alternanza scuola-lavoro, le realtà del sociale, abbiamo visto delle cose straordinarie, a cominciare questa mattina sul dopo di noi. Però contemporaneamente grande attenzione alle crisi occupazionali. Ora firmo l'autografo al bambino. Però, Presidente, questa è anche la terra della Carichieti, qualcosa ce lo deve dire su questo, su. Ho fatto un'intervista oggi, mi chiedo. Dai, su Visco una battuta, Presidente. Le parlo da iscritto, da militante. Bisogna fare qualcosa per questo. Per noi non rappresenta nessuno, Matteo Renzi è stato un consiglio dei ministri non nominato da nessuno, si è autoeletto, è stata la distruzione di questo paese facendo approvare la Job Act. Ma di che cosa stiamo a parlare? Che cosa è venuto a fare oggi? Se voleva fare un confronto doveva stare in mezzo alla gente, in mezzo ai cittadini. Non si è fermata alla stazione, è andato direttamente alla Pilkington in auto, quindi non vuole il confronto con i cittadini, è venuto a fare soltanto propaganda elettorale. Il popolo italiano il 4 dicembre con un referendum ha votato
votato e ha deciso che Matteo Renzi doveva andare a casa. Deve andare a casa! A casa! Marica, ma siamo venuti per Renzi o a fare un'altra?